Tutti adoriamo seguire il viaggio dell'eroe e nel caso dei videogiochi tutti noi amiamo essere l'eroe. Ci sono però alcuni giochi che ti mettono nei panni dell'eroe e ti dicono che sei l'eroe, ma guardando un po' più da vicino ci si rende conto di aver compiuto delle azioni degne di un villain di James Bond. In questo video ne conosciamo 5 e prima di continuare la visione vi avverto che il video contiene spoiler per i seguenti titoli. Ancora qui? Allora cominciamo. Al quinto posto abbiamo Batman, nello specifico la sua incarnazione nella serie Arkham. Ora chiariamoci, tutti amiamo il nostro uomo pipistrello. È forte, carismatico, agile e soprattutto talmente ricco da avere una propria stazione spaziale personale. Mangiati il fegato, Elon Musk. Nella più famosa incarnazione videoludica dell'uomo mascherato che per qualche motivo non è mai stato nella stessa stanza di Bruce Wayne, ci ritroviamo a fare le feste a una serie infinita di criminali, dai gonzi di tutti i giorni ai supervillain. Niente di nuovo, lo facciamo in tutti i giochi del mondo. Ciò che fa rientrare Batman in questa lista è la sua famosa regola del mai uccidere nessuno. Nei vari titoli della serie ci ritroviamo a fare la fortuna dei fisioterapisti di tutta Gotham, spaccando crani con mosse di arti marziali o calciando le mascelle degli avversari in caduta libera da 30 metri. Per quanto si possa dire che i nemici vengano solo tramortiti, è difficile credere che dopo una ripassata del genere a fine campagna non abbiamo riempito più reparti di terapia intensiva del Covid. Senza contare che in Batman Arkham Knight abbiamo accesso alla Batmobile con cui possiamo scorrazzare allegramente in mezzo ai nemici. Sì, lo so che sarebbe equipaggiato con dei dispositivi stordenti, ma se ti arriva un carro armato a 130 all'ora direttamente in faccia, non c'è scarica elettrica che ti possa salvare dal diventare il nuovo inquilino di un bellissimo loculo. E tanti saluti alla regola del no kill. Cosa saresti disposto a fare pur di salvare la tua amata? Se la possibilità di rubare un'arma sacra e fare un patto con un'entità sconosciuta per uccidere 16 creature perfettamente docili e innocenti è tra le possibilità, allora è molto in comune con Wonder, protagonista di Shadow of the Colossus. In tutti i videogiochi la presenza di mostri giganti è soggetta alla necessità di abbatterli. In Shadow of the Colossus i colossi che la protagonista deve uccidere però non sono assolutamente ostili. Sono semplicemente delle creature pacifiche che si fanno i fatti loro e l'unico motivo per cui Wonder vuole sterminarli è per un proprio desiderio egoistico di riavere la sua amata. Aggiungiamoci che durante il gioco viene ripetutamente suggerito che annientare i colossi potrebbe avere conseguenze molto gravi per tutti, ma Wonder continua imperterrito nella sua missione genocida. Prevedibilmente si scopre che i colossi esistevano per tenere soggiogata l'entità che aiuta Wonder nella sua missione, un potente spirito malvagio di nome Dorman, che il nostro eroe quindi libera mettendo a rischio innumerevoli vite. Bel lavoro, fratello! In terza posizione abbiamo Alex Mercer di Prototype, e sì, ok, questo è un po' uno scam. Per quanto il gioco voglia suggerire che Alex sia l'eroe della storia, è chiaro fin dall'inizio che il personaggio non è esattamente un cavaliere in armatura splendente. Dopotutto il gioco ci piazza in mano dei superpoteri abbastanza a tema horror causati da un supervirus e ci lascia liberi in una città in quarantena in cui possiamo dare sfogo a tutto quello che abbiamo senza curarsi minimamente se ci sono meno civili in giro. Nonostante tutto però, la piega che prende la narrazione è quella di farci empatizzare con Alex e di interessarci alla sua storia mentre passiamo da una strage all'altra. Per tutta la durata della partita rimane sempre quella pulce nell'orecchio che ci dice che sto Mercer non ce la racconta proprio giusta. Alla fine il gioco smette di far finta che Alex sia un eroe e viene rivelato che è stato proprio lui a liberare il virus a Manhattan, causando la devastazione che vediamo, al punto che Mercer diventerà il villain principale del sequel. Sicuramente sono poche le persone che sono rimaste sorprese da questo plot twist finale, ma diciamoci la verità, era troppo divertente far esplodere spuntoni organici tutto intorno a noi, e non ce ne importava assolutamente niente dei danni collaterali. Il secondo gradino del podio lo conquista Joel di The Last of Us, e sapete tutti benissimo perché. Nel mondo post-apocalittico di The Last of Us, infestato da zombie e funghi, il gioco investe tantissimo tempo a fare in modo che ci affezioniamo a Joel ed Ellie, insieme a tutti quei personaggi che faranno una brutta fine per farci affezionare ancora di più a Joel ed Ellie. La narrativa è il drive principale del gioco e la riscoperta da parte di Joel della possibilità di provare affetto per una persona dopo che gli eventi del prologo l'hanno trasformato in un freddo e cinico guscio di un uomo farebbero commuovere anche un sasso. E poi abbiamo la sezione finale. Alla fine del gioco viene fuori che Ellie possiede la chiave per la possibile cura dall'infezione che ha devastato il mondo. L'unico piccolissimo, microscopico, insignificante problema è che questa chiave si trova all'interno del cervello della ragazza, quindi lei ovviamente non sopravviverebbe al processo di estrazione. Joel, devastato dalla notizia della necessità della morte di quella che a tutti gli effetti è diventata la sua nuova figlia, fa l'unica cosa sensata. Si lancia in una furia omicida e stermina tutti quelli che sono a conoscenza di Ellie. Ora, tutti noi abbiamo empatizzato con Joel dopo ore ed ore spese a calarci nei suoi panni e vedere il rapporto con Ellie evolversi. Forse molti di noi avrebbero fatto lo stesso. Questo non cambia però il fatto che le azioni di Joel hanno eliminato l'ultima speranza di salvezza di un mondo alle prese con una c***o
di apocalisse zombie. Ma ehi, almeno ha potuto insegnare ad Ellie a suonare la chitarra, quindi è tutto perdonato, no? In cima al podio e alla metaforica pila di cadaveri che è questa lista, troviamo il capitano Martin Walker, protagonista di Spec Ops The Line. Chi mi segue da tempo sarà che io non considero la trama un aspetto vitale nei videogiochi, almeno se la compariamo al gameplay. Spec Ops The Line è una di quelle rarissime eccezioni in cui la narrazione riesce a trascinare un titolo dal gameplay mediocre. L'intera premessa del gioco vuole sovvertire il concetto classico di eroe, soprattutto nei military shooter che erano comunissimi all'epoca di uscita. Il nostro protagonista, Martin Walker appunto, entra con altri due membri del suo team di ricognizione in una Dubai caduta nell'anarchia più totale. C'entra con le migliori intenzioni, ma nel corso del gioco si troverà coinvolto in azioni da corte marziale internazionale. Sto parlando di minuzie come bombardamenti al fosforo bianco in cui vengono coinvolti dei civili, oppure sparare sulla folla, e molto altro. Ad ogni atrocità commessa, Walker diventa sempre più instabile mentalmente e la sua psiche inizia a cedere. Dalla colpa del suo comportamento al colonnello Conrad, che è alla base degli eventi di Dubai, e continua a spingerlo verso queste azioni orribili, comunicando con lui tramite radio. Quello che non sa è che Conrad è morto da settimane e la voce che sente la radio è frutto del suo subconscio che inizia a cedere, che lo porta a giustificare i crimini di guerra che commette. Tutto questo perché voleva essere quello che non è, un eroe. Come la proiezione mentale di Conrad gli fa notare, tutte le morti e la devastazione si sarebbero potute evitare se semplicemente avesse lasciato Dubai per chiedere supporto appena capito l'andazzo. Una di quelle storie che ti prendono a pugni nello stomaco fino alla fine e che costruisce uno dei personaggi più complessi e caratterizzati nella storia del videogioco, proprio perché è tutt'altro che l'eroe che crede di essere. Beh, questi eroi si sono decisamente dimostrati molto oscuri, ma esistono anche delle storie in cui si parte invece dal nulla e si diventa eroi. Una di queste storie è in questo video che appare sullo schermo, in cui vi racconto di 5 giochi che sono partiti come un fallimento per poi diventare degli assoluti capolavori. Allora ci vediamo lì e come sempre, keep on playing.